aspetta che devo fare ancora un'operazione. Carboia. Ecco. Della selezione dei racconti italiani del 60. Il titolo ma chi è? Ma chi è che? Cioè, il principe. Simona, in copertina sai cos'è il disegno? È di Francesco Messina. Guarda, non mi ricordavamo anche noi. Cioè, e come si dice? Abbiamo il museo di Messina lì in vicino di San Sisto. Sì. Come no? Guarda che bello che è. Beh, ma lui ha fatto delle sculture di una bellezza, i disegni da paura. Messina è quello che ha fatto quello famoso di Paolo VI. Quindi allora questo libro ti piace? Ma non porco cane, ma per l'amor di Dio, qui non esce niente. Qui. Ma poi ragazzi. Scusate, ragazzi, sapete cos'è il primo racconto? Di Luciano Bianciardi. La vita agra, no ragazzi, il volontario svarano, no, ma questo qua, attenzione, guarda Simona, no, io la ragazza di Milano, questa è tutta roba storia nostra, Simona, l'alba dei cespedes che nessuno ne parla più, autunno di chi è? Alba dei cespedes, Mario Cianculli, ma che sono tre autori milanesi sono? Ma dai, Libero Bigiaretti, ma che bello. Ma come arriva? Da dove arrivano Libero Bigiaretti? Eccolo qua. Lui è quello, Luciano Bianciardi, noi... 1159, capolavoro di capolavoro. Luciano Bianciardi. Che racconta, lui era di Grosseto, era toscano, ma lui ha vissuto la sua vita artistica, l'ha vissuta da scrittore a Milano, perché le case editrici all'epoca erano qua. Bianciardi... A metà degli anni 50 si organizza, noi oggi scopriamo, a differenza del Regno Unito, la Terra d'Albione, che ormai fin dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno inventato i posti dove lasciare i libri, che uno passa, lascia un libro, uno passa, prende un libro e ci torna. Lui cosa ha fatto? La prima biblioteca ambulante in Toscana. Lui si è organizzato su un furgoncino, l'hanno rimesso, e lui girava per i paesini e i bambini e i grandi potevano andare a prendere i libri, poi tornava dopo un mese, riconsegnavano, qualcuno voleva tenere il libro. Luciano Bianciardi, il primo bus, piccolo bus, che era il, Simona come si dice in inglese, il book crossing, ma lui l'ha fatto mobile il book crossing. Oh, che bello. Lui è Luciano Bianciardi. Sì, oh, grazie Paolo. Siamo...